uno degli eventi cinematografici più attesi dell'anno. Laggiù nella giungla, una storia che non dimenticherete. Una storia cominciata in una città qualunque, una domenica qualunque. Sull'autostrada Roma-L'Aquila, una tranquilla gita parrocchiale viene interrotta da uno strano incidente. Ma cosa accade quando le conseguenze di un incidente si rivelano al di fuori di ogni possibile spiegazione? Ma che sta succedendo, signor Kruger? Non posso risponderle in questo momento. Ah! Non si muova. Vuol dire che lei non sa dove diavolo siamo finiti. So solo che si tratta di una scoperta geografica senza precedenti. Ed era soltanto l'inizio. L'inizio di una allucinante odissea che vedeva coinvolti non degli eroi, ma delle persone comuni. È impossibile. Non possono esserci coccodrilli in Abruzzo. Lo vado a raccontare a loro. Una avventura che poteva essere vissuta soltanto laggiù nella giungla. Un mondo selvaggio in cui può esplodere all'improvviso l'insidia. Fermi! Sabbie mobili. Non muovetevi! La minaccia. Il pericolo. La paura. L'amore. L'odio. Il mistero. Ma dove diavolo siamo finiti? E l'avidità. Polvere gialla. La smetta di far finta di non capire. Quello è oro, polvere d'oro. Una folle avidità di ricchezza che riusciva a trasformare degli spauriti giganti in un drappello compatto, capace di resistere alla fame e alla sete pur di perseguire il proprio obiettivo. Ma la bramosia cambia le persone, può renderle industriose, ingegnose, ma può anche spingerle al tradimento, alla brutalità, alla ferocia, alla vendetta, alla disperazione, alla determinazione e al coraggio. 20 secondi. Soprattutto quando la posta in gioco è la loro vita. Robert Powell, Tony Vogel, Andrea Ferreol e Van Johnson. Nel film Laggiù nella giungla. È accaduto a loro, potrebbe accadere anche a voi.